questa nostra giornata. Come vedete, abbiamo fatto apposta per non mettere posti per tutti, così creiamo subito il clima di successo. Grazie a tutti per essere venuti. Io vorrei subito lasciare la parola all'ingegner Panno, che è il nostro ospite. Anche ringraziamento. Buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio tutte le persone che si sono prodigate per organizzare questo meeting, che vedo di gran successo. Vedo addirittura delle poste, delle persone in piedi, quindi complimenti agli organizzatori. Siete qui al MUMAC, che è il museo storico del gruppo Cimbali, nato nel 2012 per celebrare il centenario dell'azienda. Non solo per celebrare il centenario dell'azienda, ma anche per celebrare la capacità dell'industria italiana nel produrre macchine da caffè. Voi avete visto, visitando il museo, che le macchine da caffè sono quasi tutte italiane, la più antica risale al 1905, e quindi questo territorio del nord Italia ha saputo esprimere in questo secolo una grande capacità tecnologica nel produrre macchine da caffè, ed è una unicità italiana il saper produrre questo tipo di prodotti. Qui in questa sede c'è anche la sede della MUMAC Academy, che è la nostra scuola per baristi, scuola che è nata per divulgare la cultura del caffè nel mondo, di cui vi parlerà Luigi Morello, che è il responsabile della scuola, che adesso, eccolo qua. Io non faccio altro che ringraziare la vostra presenza qui e di rinnovare l'invito a Mario Cerutti a essere presente di nuovo qui al nostro MUMAC prossimamente nei prossimi anni. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti appunto al MUMAC Academy. Intanto grazie anche come appassionato di caffè espresso, perché credo che questo sia un evento veramente storico. Un evento e soprattutto un'associazione di cui l'Italia e comunque il nostro settore ha bisogno per essere uniti, compatti, per proprio affrontare le sfide del futuro. Io credo che come Accademia sia il luogo adatto, ideale, trasversale a tutto il settore proprio della supply chain, ed è il luogo di incontro degli appassionati, dei cultori proprio del caffè espresso. Tanto per darvi alcuni numeri, l'anno scorso sono passati di qua più di 6.000 coffee lovers appassionati che hanno visitato il museo e hanno partecipato a dei corsi. Di questi 6.000, 1.500 hanno avuto formazione specifica nelle tre sedi, sia questa italiana qui del MUMAC, che poi a Vienna e a Londra. La nostra aspirazione, l'obiettivo più ambizioso, è quello di aprirle nelle varie filiali, quindi Shanghai come per approcciare il mondo del Far East, e poi l'America, la penisola iberica, la Francia e quant'altro. Ancora grazie, avremo poi modo nel pomeriggio anche di visitare alcune sale che sono un po' dedicate proprio al training center, e lascio di nuovo la parola a Mario Cerutti, vi ringrazio. Lascerei quindi la parola al nostro amico Antonio. Buongiorno. Allora, cari amici e colleghi, devo confessare che mai avrei immaginato che un giorno mi sarei trovato di fronte ad una platea così qualificata, ancor più in un contesto così suggestivo come questo splendido museo delle macchine del caffè. Questa giornata resterà memorabile per tutta la mia vita, perché si sta avverando un sogno cullato sin dalla generazione precedente alla nostra, quella di far diventare il comparto di tutti gli operatori del caffè una risorsa strategica dell'imprenditoria nazionale, non soltanto per i fatturati che essa genera e che si traducono in gettiti fiscali importanti, sia per l'occupazione stabile che garantisce che per il lustro che dà al Made in Italy, ma anche per orientare positivamente le politiche industriali del comparto in uno spirito paritario di collaborazione. Un'occasione così solenne come la presentazione ufficiale del nuovo Comitato Italiano Caffè, che è nato per volontà della stragrande maggioranza del nostro settore, deve rappresentare l'anno zero di una nuova stagione per la vita soprattutto dei terrafattori italiani e non solo. Celebrare oggi la conclusione di un lungo percorso che ha visto nell'ultimo anno noi tutti impegnati per toccare insieme questo traguardo
rappresenta una vera grande soddisfazione per me e anche per tutti gli artefici che hanno collaborato. Avendo avuto l'onore di presiedere l'Associazione Italiana Torrefattori per 5 anni, sono tra coloro che meglio conoscono le problematiche comuni ai piccoli e medi torrefattori, le ansie, le preoccupazioni di coloro che si sono trovati in difficoltà a causa di fattori esterni alle loro responsabilità, come la crisi, la scellerata liberalizzazione del settore ORECA e non ultimo il violento apprezzamento della valuta con la quale si effettuano gli acquisti della nostra materia prima. L'Associazione Italiana Torrefattori, dopo uno spassionato dibattito interno, ha deliberato nella stragrande maggioranza degli associati di sciogliere il proprio organismo rappresentativo e di invitare tutti ad aderire al nuovo Comitato Italiano Caffè. Non c'è stata però unanimità ed è proprio agli amici della nostra filiera e dei colleghi torrefattori, ancora incerti sul nuovo progetto comune, che oggi rivolgo quest'ultimo invito da presidente dimissionario. Ho scritto di recente una lettera aperta a questi torrefattori, una specie di appello accorato a pensare al loro futuro come parte di una potente organizzazione e non come imprenditori indipendenti, esposti all'oggettiva debolezza dell'isolamento e ad ogni genere di rischio. Ribadisco nel tono e nella sostanza qui oggi questa richiesta, che ho inviato per posta elettronica a tutti e che è stata pubblicata anche sul Comunicaffè. Io capisco che ancora dubbi e perplessità e lo rispetto, perché anch'io per primo ne ho avuti, ma li ho superati dopo aver fatto un'approfondita analisi dei pro e dei contro di una decisione così definitiva. E lo incito perché non resti fermo, ma si faccia avanti ed esponga le sue titubanze. Forse si tratta di dettagli insignificanti, forse di malintesi che pigramente ci siamo portati dentro fino a oggi, forse di scarsa conoscenza dei contenuti del programma del nuovo Comitato Italiano Caffè. Patrick Hoffer, Mario Cerruti, il nostro nuovo segretario Gianni Forne, i torrefattori più informati, gli altri dirigenti dell'AIPA e io stesso, se serve, siamo tutti disponibili a dare l'ennesimo contributo di conoscenza affinché sia diradato l'ultimo dubbio in chi ancora ne ha. L'ambizione dichiarata del nuovo Comitato Italiano Caffè è di rappresentare presso le istituzioni nazionali, gli organismi europei come l'ECF e gli organismi internazionali come l'ICO, grandi, medi e piccoli imprenditori che lavorano operando nella filiera del comparto caffè, tutti indistintamente, convinti che stare insieme è un'opportunità da cogliere e non uno svantaggio da cui guardarsi. Ma mi sta a cuore ripetere un altro concetto già sottolineato nella lettera che ho richiamato poco fa. Se vi sono colleghi torrefattori che temono che sedere accanto ai giganti nazionali faccia loro correre il rischio di rimanere schiacciati, si tranquillizzano perché è stato già stabilito che nell'ambito della nuova grande famiglia che oggi vede la luce saranno costituiti gruppi rappresentativi delle diverse tipologie di imprese che potranno confrontarsi al tavolo comune del Consiglio Direttivo sia sui rispettivi specifici problemi che sulle tematiche generali comuni a tutto il settore. Non voglio sottrarre altro tempo ai lavori e agli altri colleghi. Ribadisco il concetto cardine della relazione del mio fine mandato, dove col cuore in mano ho chiesto a tutti gli amici e colleghi di aderire al nuovo progetto ed iscriversi al nuovo organismo ed ho dichiarato di non ritenermi l'ultimo presidente dell'Associazione Italiana Torrefattori, ma il presidente dello storico cambiamento, il presidente di imprenditori coraggiosi che hanno aperto una nuova strada insieme ad altri operatori dell'indotto caffè ed abbracciato una nuova prospettiva per il benessere e la sicurezza delle nostre aziende, sostenendo una grande e importante causa comune, il nuovo Comitato Italiano Caffè. Buon lavoro e buona fortuna a tutti, viva l'Espresso Italiano!